andavo abbastanza spesso. Anni fa. Poi ho smesso. Mi piaceva quel posto, ci passavo parecchio tempo. Questo prima di andar via. Poco prima. Credo che quel posto abbia molto a che fare con tutto il resto. Erano tutti molto più vecchi di me, ma mi ascoltavano sempre. Pensavo capissero quello che dicevo, perché io parlavo con loro. Parlavo troppo. Questo è stato il mio errore. E loro mi ascoltavano quando io avevo qualcosa da dire. E qui tutto bene. Il guaio era che avevo come delle allucinazioni. E non erano allucinazioni vere e proprie, era che mi sembrava di vedere delle cose molto chiaramente. Tutto era così chiaro, tutto diventava silenzioso. E tutto questo silenzio e questa visione era così chiara, era... Ma forse mi sbagliavo. E comunque qualcuno deve aver parlato e qualcuno deve aver messo in giro una frottola. E questa frottola deve essere circolata. Di colpo mi sembrava che la gente fosse diventata strana in quel bar. Non riuscivo a spiegarmi. Poi un giorno mi hanno portato in un ospedale fuori Londra. Io non ci volevo andare. Facevano delle domande lì dentro. Beh, io glielo dicevo quando me lo chiedevano quali fossero i miei pensieri. Poi un giorno questo tizio, un dottore, credo, il capo, era un uomo tranquillo, distinto, anche se in realtà non ne sono poi così sicuro. Mi fa chiamare, mi fa vedere una montagna di carte e mi dice che avevo qualcosa, una specie di disturbo. Mi dice così, solo questo. Hai questa cosa. Quindi abbiamo deciso, mi dice, nel tuo interesse, che c'è una sola cosa da fare. E mi dice, ma non riesco a ricordare esattamente come me l'ha messa giù. Mi dice, dobbiamo farti qualcosa al cervello. Cosa vuol fare il mio cervello? Gli chiedo. Ma lui non fa che ripetere quello che aveva già detto. Beh, io non ero così scemo. Sapevo di essere minorenne. Sapevo che non poteva farmi niente senza autorizzazione. Sapevo che doveva chiedere il permesso a mia madre. E così gli ho scritto e gli ho detto quello che volevano farmi. Ma lei ha firmato. Ha dato l'autorizzazione. Lo so, perché lui mi ha fatto vedere la sua firma quando sono andato a protestare. Beh, quella notte ho tentato la fuga, quella notte stessa. Ho passato 5 ore a segare una delle sbarre della finestra della mia corsia. Al buio. Di notte passavano con una torcia ogni mezz'ora, avevo calcolato bene i tempi. Poi quando stavano per venire da me, un uomo ha avuto un attacco proprio il mio vicino di letto e così mi hanno beccato. Circa una settimana dopo hanno cominciato a farci questa cosa al cervello. La dovevano fare a tutti in quella corsia, uno per notte. E io ero uno degli ultimi e vedevo benissimo quello che facevano agli altri. Arrivavano con queste... non so cos'erano, sembravano delle grandi pinze con dei fili. E i fili erano attaccati a un piccolo apparecchio elettrico. Immobilizzavano il paziente, mentre questo dottore, il primario, gli fissava queste pinze come delle cuffie ai lati del cranio. E poi gliele toglieva. Ricoprivano il paziente e non lo toccavano più per un bel po'. Qualcuno si ribellava, ma la maggior parte no. Stavano lì, sdraiati, buoni. Quando stavano per venire da me, la notte in cui sono venuti, io mi sono alzato dal letto e mi sono messo contro il muro. Mi dissero di tornare a letto. Beh, io sapevo che dovevano farmelo sul letto, perché se me lo facevano in piedi avrebbero dovuto fratturarmi la spina dorsale.
Così rimasi in piedi e uno o due di loro vennero a prendermi. Beh, ero molto più forte di adesso, ero molto forte allora. E ne stesi uno e presi l'altro per il collo, mentre questo dottore di soppiatto mi mise queste pinze ai lati del cranio. Io sapevo che non doveva farmene in piedi, è proprio per questo che... Ma lui me l'ha fatto lo stesso. Sono venuto via da quel posto, ma non riuscivo a camminare bene. Non credo mi abbiano fratturato la spina dorsale, ma quella è perfettamente a posto. Ma il guaio era che... I miei pensieri erano diventati molto lenti. Non riuscivo più a pensare. Non riuscivo più a mettere le idee insieme. Non riuscivo mai a metterle insieme. E non riuscivo più a sentire quello che dicevano gli altri. Non riuscivo a guardare né a destra né a sinistra, dovevo sempre guardare dritto davanti a me perché se giravo la testa perdevo l'equilibrio. E avevo questi mal di testa e così me ne stavo seduto in camera mia. Il fatto è che sarei dovuto morire. Avrei dovuto morire. Ma comunque ora sto molto meglio. Ma non parlo più con la gente. Tengo la larga da bar come quello. Non parlo più con nessuno, in quel modo. A volte avrei voglia di tornare lì, a cercare quell'uomo che me l'ha fatta. Ma prima... devo fare un'altra cosa. Devo costruire quel capanno.